Luca Pierotti, tecnico dello Sporting Club Trestina, ai nostri microfoni qua nella sala stampa dell'Armando Picchi dopo la 0-5 maturato dai bianconeri contro la Pro Livorno Sorgenti. Una vittoria insomma dilagante, c'è poco insomma da recriminare da questo punto di vista per i padroni di casa. C'è da dire che insomma l'avvio vi ha un po' facilitato il compito, perché sono arrivati i due gol in un modo insomma che poteva essere evitabile. Poi la gara ovviamente ha preso una piega a voi favorevole anche dopo l'espulsione che ha costato l'inferiorità numerica, però niente da dire sulla qualità, l'autorevolezza che ha mostrato ancora una volta. Non a caso si costruiscono, se non erro, 11 risultati utili consecutivi. Quindi complimenti per la vittoria, a lei il giudizio su questa prestazione. Condivido la tua analisi, premesso che la partita si è indirizzata subito bene, abbiamo fatto gol dopo 4 minuti, poi abbiamo fatto il raddoppio. Fra il raddoppio e l'espulsione ci sono state delle situazioni in cui la Pro Livorno comunque si è resa pericolosa, non abbiamo gestito al meglio qualche situazione, però poi comunque l'espulsione, forse affrettata, non lo so, però ci ha ulteriormente agevolato il compito della partita. Poi comunque anche il gol trovato all'ultimo minuto del primo tempo, diciamo, un po' ha chiuso la disputa. L'unica cosa che, cioè, la cosa che devo dire è che mi preme, che magari non era scontato, un po' come nell'analisi generale del calcio, vincere contro la prima e affrontare una partita delicata a livello di classifica, soprattutto per un calo di tensione. Però io questi ragazzi veramente gli devo fare l'ennesimo, sembra che ogni domenica gli faccio i complimenti, però gli devo fare l'ennesimo applauso, perché veramente conoscendoli, vedendoli giorno dopo giorno, quotidianamente in allenamento, domenica dopo domenica, vedo la loro crescita, sia tecnico-tattica, ma soprattutto mentale. Vedo una crescita esponenziale. E questa soddisfazione, io ho cercato di tenere alta la tensione, ma il merito è loro, perché sapevo, so il gruppo con cui ho a che fare, quindi so i valori morali che hanno, quindi sapevo che anche oggi avrebbero dato l'anima. Confermate la quinta piazza, insomma siete in corsa per i playoff, la distanza dal vertice insomma c'è, perché lassù non comunque rallentano, però insomma dove può arrivare a questo punto questo Trestina? C'è ancora un bel po' di strada da fare e punti a disposizione ci sono per continuare a fare cose importanti. No, io in settimana ai ragazzi ho chiesto che da oggi iniziava un mini campionato, perché ripeto, vedo la crescita e quindi non dobbiamo guardare la classifica. Sì, fa piacere gli 11 risultati utili consecutivi, però quotidianamente gli dico di guardare la crescita e poi domenica per domenica di mettere, perché sarebbe un peccato non mettere l'anima e non mettere il solito atteggiamento, snobbare qualche situazione, qualche partita, sarebbe un peccato. Poi dove si arriva? Si arriva, cioè non abbiamo obblighi, non abbiamo l'assillo di dire dobbiamo arrivare terzi, dobbiamo arrivare quarti, dobbiamo fare. No, non c'è l'assillo, perché la società ci è sempre vicino, non ci ha mai dato questo assillo di classifica, anche nei momenti bui, perché anche noi all'inizio abbiamo attraversato un momento buio, dovevamo ancora trovare un po' quella quadra che da diverse partite da questa parte abbiamo trovato. E quindi senza porci limiti, ma io gli chiedo sempre il miglioramento quotidiano, perché per me la più grande soddisfazione sarebbe un futuro quando non saremo più insieme, di essere ricordato per avergli dato un percorso di crescita. Bene, ringraziamo davvero il mister Pierotti, complimenti e buon finalizzare. Ciao, grazie.